Siamo online? Vada! Allora, ciao amici di Potere Robotico, abbiamo qui un Transformer Generation 1. Ringraziamo John, Show Z. Grazie John, grazie John, grande John! Che naturalmente questo è l'unico video che noi sponsorizziamo, ma di quelli noi non siamo sponsorizzati perché devo pagare per prendere la roba. Comunque vabbè. Vabbè, ma non vuol dire. Non vuol dire. Ha ragione. Cioè la gloria. Sì, che... c'è la gloria. Esatto. E quindi abbiamo questo. Beh sì, dai. Sta bene? Non lo so. Allora, anche poi la conoscesse lei la gloria. No, ormai la gloria come entità. Entità. Basta. Sì, ecco, esatto. Non è... Quindi abbiamo questo prodotto della Z-Toys che ha una sua storia, ha una lunga storia questo robottino qua. Allora, intanto vabbè, facciamo vedere la scatola che non è bellissima, però vabbè, serve per contenere anche i costi, naturalmente not for sale. Grazie John! come cazzo, non sono neanche in ecco. In questo modo. Però già si comincia a godere, a percepire qualcosina in più dall'interno, che c'è questa cosa spugnata, questo... che lei gode particolarmente. Sì, io godo perché comunque protegge il modello nella sua interezza. Allora, adesso qui facciamo vedere la scatola. Qui attualmente vediamo quello che c'è contenuto, istruzioni e card plastificata, con le specifiche tecniche del tipo, che sono veramente inguardabili, che adesso poi ne andremo anche... Dunque, il suo vero nome, ho visto lì che si chiama Deep Sea. Sì, Spry, penso che sia il suo nome, è vero. Non me lo ricordo. Comunque, non sono dotato... Comunque, era un hovercraft che si trasformava in robottino. Qui abbiamo delle parti aggiuntive e finalmente arriviamo al robottino, a questo hovercraft. Allora, io vi ho detto che questo robottino qui ha avuto una infanzia difficile. No, in realtà ha una storia da raccontare. Ha una storia da raccontare un pochettino travagliata. Perché? 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 Allora, io intanto mi sono... Tieni pur via la mano che non si questa affare qua costa $40. E va bene. Spedito a casa. E fino a qua. Quando l'ho preso io era tra l'altro in sconto a $31. Benissimo. Te l'ha tirato dietro. Prezzo straccione. Va bene. Cos'è successo però nelle vicissitudini? Allora, io tutto contento, faccio il mio click. È chiaro che c'è anche la versione che potete comprare sempre su Show Z, della versione X-Transbot, che è più carina, o se no prendervi anche quella della Fanstory, ma forse in questo caso quella più bellina è quella dell'X-Transbot. È chiaro che i $31 che ho pagato io in realtà diventano 62 con la versione X-Transbot. Perché è più bello però. Ma sì, però vabbè, diciamo che stiamo parlando di un comprimario... Di merda. Quindi inutile stare lì anche attendersi anche fior di soldi, poi ognuno poi fa i conti. Io ho deciso di optare per lui. Bene. Che tra l'altro c'era anche la versione Toy World, comunque versione normale, questa qui è la versione metallica, infatti vedete che ha questo effetto un po' metallico. E allora niente, tutto contento, lo ordino, aspetto che mi arrivi, dopo una quindicina di giorni mi arriva, ma figa, ma non mi arriva mica lui, ma arriva un ordine fallato. Un altro robotto. Mi è arrivato Smokescreen, che io quartepato, ho detto vabbè, capisco la situazione, scrivo a Show Z, guardate c'è stato un problemino, detto, vabbè, non ti preoccupare, tienilo lì, noi lo vendiamo e ti mandiamo quello giusto. Va bene. E tutto questo era agosto di quest'anno, Via, allora intanto arriviamo a settembre e comunque dopo un altro 15-20 giorni arriva lui. Bene, ma non è che mi arriva difettato, ma arriva difettato con questa parte, che è la parte destra sua, alla vostra, questa qua. No, sinistra. È alla vostra sinistra, nonché la parte destra del tipo, qua che si spray. E vedete che gli manca il vetrino. Ok. E allora figa, madonna. Altre madonne. Altre madonne. No, ma chi ci sei? No, per pacco.
Accidenti. Altre imprecazioni. Ma cosa mi combini, Gio? Esatto. Allora, scrivigli ancora. Niente, dobbiamo contattare la Zeta Toys per avere una replacement part. Va bene, cioè un toc. Un pezzo. Insomma, a me interessava che arrivasse solo il vetrino. Non è che interessasse che arrivasse. No, poi probabilmente glielo ficcavo dentro io a forza. Certo, certo. Poi niente, passa un po' di tempo, eccetera. Io naturalmente non rompo le balle più di tanto. E arriva poi una bella mail e dice: guarda che è partito il tuo replacement part con la spedizione, con il codice, eccetera. Cioè, dopo due giorni è arrivato, sì, dopo che mi è arrivato una gioia immensa. E ho visto che proprio qui vedete la parte vecchia, proprio mi è arrivata tutta questa parte nuova, che naturalmente c'era sopra il vetrino. Certo. È stato bastato sfilare con un po' di forza energicamente questa parte, riapplicare quella giusta e basta. Oh, e quindi tutto il sistema ha funzionato anche delle replacement part. Cioè non dovete temere se la roba vi arriva un po' scarsa. Sì, o comunque con dei difetti, eccetera. Contattate Show Z, che poi dopo c'è anche Casper, che lui ha detto... Un fantasma. Tipo. No, lo sapevo io. Sapevo io che avrebbe detto... Casper. Ma c'è anche Jane. C'è anche una signorina che... Cioè, c'è uno staff abbastanza ampio. C'è Jane, c'è Casper. E poi c'era anche un'altra ragazzotta che mi ha scritto sempre per il discorso della replacement part. Comunque. Vedete qua che le eliche... Elicano. Cavoli. No, sono in plastica, però per un attimo pensavo... Comunque tutta questa parte qui dietro è in metallo. Ostia. Cioè... È una bella straccionata, sì. Una bella mano, nel senso. È comunque cicciotto, è pesantuccio il mezzuccio qua. E la colorazione è molto figa, adesso andremo a vedere di trasformarlo in robottino. Ah, ma noi non la vedremo la trasformazione. Non credo, anche se però, cioè, basta. Se la sente? Boh. Io adesso... Perché molti dicono, dai, fate vedere, io non farei mai vedere... Ma io sto andando esattamente a culo, vedete qua che si fuoriesce questa parte. Questo viene adesso non so se queste mutandotte qua stanno giù. Ma tipo le istruzioni però ci sono in questo modello? Sì, ci sono, ma secondo lei io... No, però guarda se sei. Lo dicevo più per i nostri... No, ci sono, adesso qui sono un attimino... Ah no, ok, viene su... La bagnoccola in questo modo, e poi questo qui ruoterà in questo modo, questo sale, una cazzata. Vabbè. Adesso l'unica pezzo che non mi convince... Questa gonnellina? Che ci sono i pistolini! Ma c'è i pistolini! Figa, ma ce n'ha due! Ma ne ha due! Ma perché non ne abbiamo due? No, non esageriamo, è subito con... Beh, insomma, cosa sono quelli lì? Beh, questi qui sono dei... Pistolini! delle armette che servono per... Va bene lì, però adesso non so qua... Vedi che qua lui... No, non va bene lì. Vedi che non c'è la mutanda dall'altra parte, deve girarlo. Questo va bene, però... Come funziona? Che vanno in dentro e nella modalità robot non si vede. Allora, questo si incastra qui. Però secondo me le mutande vanno in dentro e nella modalità bravo, lei ha studiato, ha fatto le scuole alte, ero il secondo piano io. Sì. E queste rientrano, qui vedete che c'è il peg per inficcare il baricentro a ogiva. E quindi non c'è più pistolini. Perché si vede che quelle lì li usa solo quando ha in modalità overdrive. Esatto, sì. Veicolare. E si spara. Ed eccolo qua. Ce lo facci vedere bene. Ma è sicuro? E lui faceva parte della G1? Sì. Proprio i primi cartoni animati o quando arriva un po' dopo? Io non mi ricordo se era proprio nella prima stagione. Adesso dovrei andare a prendere il cellulare. Sicuramente nella seconda stagione c'è sicuro. Ah, ok. Perché io mi ricordo gli episodi dove lui c'era. Ah, ok. Soprattutto quando c'erano naturalmente le paludi. Perché lui era... Ah, vabbè. Nove, andava, parte, sì.
E quindi adesso vediamo un attimo di compararlo con l'unità di misura. Ormai l'uno e lui è sempre presente. E vediamo qui Optimus Prime. E qui vediamo uno di questi gnometti che sono, diciamo, quelli più piccolini, come dovrebbe essere una sorta di mezzo maggiolino, ecco, forse appena più alto, però secondo me è leggermente sovradimensionato. Ah, okay. Per quel che dovrebbe essere. È chiaro che anche la versione Fan Story o X-Transbot, anche se sono un po' più di qualità, non è che diventa un fenomeno, cioè non è che diventa bellissimo, insomma, cioè rimane lui, certo. Non pensate che diventa un robot bellissimo, rimane quel che rimane, magari appena meglio, come dire, armonizzato, ma rimane comunque un comprimario quasi inutile, ecco. Certo. Sì, avercelo è sempre meglio che non avercelo. È sempre meglio non avercelo, cioè è sempre meglio avercelo che non avercelo. Poi è chiaro che se volete proprio fare gli sburoni, magari vi potete prendere la versione Fan Toys o la versione X-Transbot. Però secondo me su questo soggetto qua, se potete appena risparmiare i soldini, fatelo e prendete lui. Tra l'altro è un pochettino più cicciotto rispetto agli altri. Gli altri sono un po' più un po' più fisicati, via. Lui invece è proprio tortello. Allora, la Z-Toys attribuisce questi valori a questo soggetto bene, qua. Ci dica. Allora, forza 1. Vabbè. Intelligenza 5. Va bene. Speed 2. Va bene. Resistenza endurance 4, grado 2, coraggio 6, vabbè, almeno c'è, almeno fire blast 2, skill 3, quindi insomma cioè c'è l'utilità di una scorreggia. Sì, no. No, cioè, ma forse cioè, è che la legge della compra. Ma è lei che mi dice ma che cazzo te le frega, eh? Poi mi no, ho capito, ma non dico le cazzate. Ma bisogna un attimino cercare di. Vabbè, di contenere, cioè ci provi almeno. Ho capito che. Come si dice? C'è una maniera. Lei gioca. Io gioco. Lei a momento gioca mentre noi facciamo queste cose. Se ne no, ma perché. Cioè ha l'utilità di un peto, si può dire. Una scorreggia? Sì, no, è quello che ho detto prima. E è tanto attento. Sì. Io adesso non posso esprimermi. Beh, no, ma è italiano, dai, su, si può dire. Peto è... Sì, ma anche quella di prima si può dire. Un petomane è uno che peta. Soffre di meteorismo? Meteorismo, esatto. Ma dovrebbe prendere sul conto in banca. È un meteorismo. Ma io non c'ho niente. Vabbè, ma qualcosa veniamo a prendere, non si preoccupi. Quindi, vogliamo un attimino pesarlo? Sì. No, perché tanto non capite niente. Cosa dobbiamo capire? Perché noi la coppa non ci piace più il culo a terra. Naturalmente questa straccia bilancia per sempre come ce ne voglia. Allora, 165 grammi. Vabbè. Beh, sì, è un smorganino. È un Transformer straccione, via. Sì. Vabbè, di nome di fatto. Allora, adesso naturalmente Optimus Prime solleva la media, però naturalmente deve... Vabbè, lui deve andarsene. Fammi a lesen, Ah, cioè lo dice a lui. Sì, esatto, andiamo a far l'asino. Niente, lo giraghiamo e lo pagelliamo. Se lo vuole pagellare, non lo Ma so, sì, faccia lei. Sì, faccio io. Ah, beh, sì. Becchiamo. Decida lei la sorte di questo... Di questo Transformer. Andiamo a vedere come si chiamava. Come caspita si chiamava. Costui. Come caspita si chiamava. Come caspita si chiamava. È colpa sua. Grazie di... No, questa è colpa sua, perché il potere robotico deve essere la roba libera, no? Figa. Deve essere libero. Libera, ma noi non adesso possiamo. Lei mi dice, non possiamo, ragazzi. Come facciamo? Allora, lei intanto dica, Sì.
Seaspray. No, com'è che si chiama? Seaspray. Allora lo sa. Sì, dovrebbe, però lei vada a verificare, veda non mi Transformer G1, poi G1 vede, sì, guardi, sì. Prima stagione, seconda stagione, poi... Seconda stagione, mi diceva? Ma anche, guardi, guardi, intanto non è che ci siano tantissimi nomi da guardare. Beh, insomma. Sì. Autobot prima stagione. Ok, ma vedrà che non c'è sicuro. Allora vado nella seconda. faccia quel cavolo che ne ha voglia. Beh, mica, No, no. Non si dice quelle parole, no. Dio buono! No, non si dice quella parola, eh? Dice caspita o accipita. Vorrei vedere dove sono i... i cosi. No, lei va davanti. No, ma sono sconcertato. Vabbè. Stavo guardando un attimino anche le istruzioni. Polizia, astronave, dinosauro. Devo trovare Hovercraft. Anche, questo è lo ZEX08 nel frattempo. Deep Sea, chiamato sicuramente 99,9% Sea Spray. E qui vedete le istruzioni che con pochissimi passi. Sea Spray, Sea Spray. Si arriva al. Elica in italiano, giustamente, si sono impegnati. Non hanno avuto una gran fatica. No. Per ovvero dire. Lo spray del mare, Sea Spray. Ok. E papapom. No, in 4 minuti ce la facciamo. Ma sì, secondo me sì. Allora, impatto estetico. Adesso. Sei. Vabbè. Materiali, io il 7 glielo do. Verniciatura molto, molto ogivante, molto metallica. Molto metallica. Perché c'è anche una versione normale invece, o è solo così? Sa che può darsi, ma non ne sono sicuro. Perfetto. Faccio vedere un attimo qui, non lo so. Comunque questa qui è metallica. Questo è metallico. Verniciatura 8, posabilità, ma vabbè, gli daremo un 5, anche se vedete. Com'è. Ma vabbè, qualcosina, insomma. No, poi vedete, cioè, ha tanti movimenti anche sulla caviglia. Vabbè, dai, 6 glielo diamo nella posabilità. Accessori, vabbè, la card. Queste robe qua che sarebbero tra l'altro anche le sue armette, perché bisognerebbe applicarle poi sulle mani, e queste qui sarebbero le sue armi. Sono le sue, quelle due armette che gli secondo me gli vengono fuori. Ma può essere! Ci staccano e gli vanno lì sul davanti. Ah, ok. Toh, gliela mettiamo anche. Sciapate. Cioè, se le mette in mano, via. Se le mette in mano. Davanti. Oh, e c'è la pistoletta. E c'è la pistola. Accessori 4. Trasformazione semplicissima. Beh, abbiamo visto che la addirittura il 6-6 l'ha fatta in diretta. Così. Cosa mai di una roba da mano. Cioè, quindi ha una difficoltà di trasformazione pari a 0. Sì, esatto. Quindi trasformazione comunque un 10 gliela diamo. Ma sì, perché probabilmente uno si diverte anche a continuare a trasformarlo tutto il giorno. Ma poi dopo può darsi che i vari si sfresi un po', però vabbè. Allora già... Confezione, 2. Perché quel incazzatura, ma neanche... No, non fa incazzare. Ma no... Cioè lei si è incazzato per i problemi che ha avuto, ma non c'entra sì, lui. Sì, esatto. E comunque sono stati risolti abbastanza velocemente in maniera... Onesta. Sì, onesta e sincera. Incazzatura, quindi un 2, dai. No. Ogività. Iga. Beh, lui è un po' ogiva, ha quella forma. Ah, beh, la forma, sì. Insomma, sì. L'ogività di sua è un 3. Sì. Un 3. Cioè, questo qua arriva dopo. Arriva indietro. Però, lui. Vabbè, però è arrivato anche lui. Arriva, vabbè, ma. Rapporto qualità-prezzo. Hanno preso anche tra l'altro in prezzo scontato a $31. È comunque un prezzo straccione. C'è rapporto qualità-prezzo. È una cosa di abbastanza proletario. È abbastanza da 8,5 rapporto qualità-prezzo. Giudizio finale. Allora ragazzi, quando siete proprio alla frutta, che non sapete magari, sulla vostra carta di credito quei 30-40 euro vi bruciano e vi stanno un po' sulle scatole. E magari potete devolverli prendendo... O a noi, anche. Se avete 30 euro da dar via, dateli a Potere Robotico. Beh, sarebbe un... Ci facciamo una birretta. È chiaro che dovremmo fare un crowdfunding per... Comunque, giudizio finale, 5,5. Cos'è il crowdfunding?
Ah, 5 e mezzo, vabbè. Mi interessava, perché non fa 11. Sì, ma è un nome strano. Comunque, te bene. Ciao. Ciao.